482.000 euro di minusvalenze e devo assolutamente recuperarle. In questo video voglio raccontarti la storia di un mio cliente che nei suoi anni passati si è concentrato su priorità completamente sbagliate. Se non mi conosci, io sono Igor Zanasi, sono un senior tutor di piano finanziario e mi occupo di prendermi cura dei clienti creando su di loro dei piani fatti su misura e li accompagno fino al raggiungimento dell'obiettivo nel loro esclusivo interesse. Piano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente che alla data di registrazione di questo video ha in gestione un patrimonio superiore ai 50 milioni di euro. Prima di parlare del caso reale, voglio spiegare il problema da una visione più ampia. Chiaramente qui si tratta di un patrimonio non di poco conto, di un patrimonio di circa 5 milioni di euro, patrimonio che aveva. Ho usato il passato e fra poco vedremo il perché. Vi state chiedendo come sia possibile arrivare ad una minusvalenza del 10% che pesa il 10% del patrimonio complessivo? Semplice. Utilizzare la leva nel modo più sbagliato possibile. Abbiamo parlato del discorso della leva in un webinar di qualche settimana fa, qua sotto potete trovare il link. Ora non mi voglio soffermare sulla strategia, ma sulle conseguenze che questa può portare se non calibrata nel modo giusto all'interno del proprio patrimonio. Il mio cliente ha utilizzato la leva con alla base strumenti bancari, quindi venduti da un consulente bancario in pieno conflitto di interessi, quindi strumenti non efficaci. Cosa è successo? Nel 2020, storno dei mercati, lui ha preso paura, lui non aveva conoscenze per capire quello che stava succedendo, in preda alla paura ha venduto tutto o quasi in perdita e questo gli ha portato questa minusvalenza di 482.000 euro. È stata colpa sua? No. Non è stata colpa sua. La causa è da imputarsi a due principali fattori. Utilizzo di strumenti non idonei, focalizzarsi sui soli strumenti e non invece su una strategia complessiva, tailor-made, ricamata quindi sul cliente in base alle sue necessità. Il cliente quindi si è rivolto a noi in queste condizioni e con una completa sfiducia nel mondo finanziario e nel mondo bancario. Vuoi scoprire il segreto per investire nel settore immobiliare in modo profittevole? Abbiamo organizzato un evento dal titolo L'immobiliare che rende, in cui ti condividerò quasi 10 anni di esperienza in questo settore con la mia società Vendhouse, con la quale con i miei soci abbiamo fatto compravendite per milioni di euro. Durante la serata approfondiremo opportunità concrete come il crowdfunding immobiliare, il trading immobiliare, l'immobiliare a rendita e analizzeremo pro e contro di tutte queste opzioni, con l'obiettivo di capire come sfruttare al meglio il settore immobiliare. L'evento è gratuito e si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 21. Puoi riservare il tuo posto cliccando il link che trovi in descrizione di questo video. Oltre quindi ad aver raccolto tutte le informazioni numeriche del caso, mi sono preso del tempo con lui e ho ragionato su cosa fosse veramente importante per lui nella sua vita, quali erano le sue priorità. Ed è emerso che i suoi obiettivi erano molto semplici e principalmente dedicati verso la sua famiglia, i suoi figli e i suoi nipoti. Ha preso quindi consapevolezza dell'errore compiuto, utilizzare strumenti ad altissimo profilo di rischio senza averne una reale necessità. Abbiamo quindi costruito un piano, un progetto patrimoniale su di lui, sulle sue necessità, ragionando su quelli che potessero essere anche i suoi sfizi e quello che invece poteva essere dedicato alla sua famiglia, ai suoi figli e ai suoi nipoti. Abbiamo definito una strategia di modifica, di aggiustamento dei portafogli. Ove possibile andiamo e stiamo andando a recuperare quelle minusvalenze generate nel passato. Lo abbiamo coinvolto, condiviso all'interno del processo di pianificazione, gli abbiamo fatto vedere simulazioni in Monte Carlo per fargli vedere e capire tutte le possibilità di evoluzione patrimoniale che aveva in base al profilo di rischio dichiarato. Che risultati ha raggiunto? Tranquillità. Non saprei che altro dire se non tranquillità. Ho visto proprio una persona che si è rivolta a noi in preda alla completa insicurezza, in preda alla paura di sbagliare di nuovo e vedere erodere il proprio capitale, che era partito, come vi dicevo all'inizio, da più di 5 milioni e purtroppo a distanza di qualche anno, non dico che si era dimezzato, ma quasi.
si è trovato un patrimonio di 3 milioni. Fortunatamente questo gli permette lo stesso di raggiungere i suoi obiettivi personali e familiari e di dedicarsi anche alle sue passioni che aveva accantonato da tempo. La mia più grande soddisfazione in questo progetto è stata vedere che all'inizio interloquivo solo con lui, solo con il detentore del patrimonio. Più avanzavano gli appuntamenti e la conoscenza, più lui era riuscito a coinvolgere la moglie, cosa che non aveva mai fatto nel passato, e i figli. E ora mi trovo coinvolto in processi familiari decisionali e, perché no, anche nelle scelte successorie e nelle scelte di obiettivi di vita dei figli. Questa è stata un'esperienza per me eccezionale. Quindi, se anche tu hai avuto esperienze pessime col mondo bancario e vuoi capire come possiamo aiutarti, puoi contattarci a www.pianofinanziario.it/informazioni. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, condividilo. Io sono Igor Zanasi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!